Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti al processo alla tappa. Processo alla tappa che ci sarà dopo ogni tappa del Giro d'Italia. Purtroppo non sono riuscito a registrare la prima tappa per cause di forza maggiore, ma tutte le prossime tappe, a fine tappa ci sarà un riassunto di quello che è successo durante la giornata, durante la tappa, e a fine puntata andiamo a vedere la tappa di domani con tutti i suoi vari favoriti. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per non perdervi questa nuova serie dedicata al Giro d'Italia, al Giro d'Italia che è in corso. Ma detto questo, andiamo subito a vedere cosa è successo nella tappa di oggi. Tappa di oggi caratterizzata dall'arrivo di Europa, tappa a 3 stelle, prima parte pianeggiante, dagli ultimi 60 km all'incirca sono iniziate le montagne, con poi l'arrivo finale al Santuario d'Europa. Santuario d'Europa che l'ultima volta che è stata affrontata dal Giro d'Italia è stata nel 2017, quando a vincere è stato Tom Dumoulin, penso che ce lo ricordiamo tutti quando ha vinto in maglia rosa, poi è stata affrontata nel Giro del Piemonte e a vincere quel giorno è stato Egan Bernal. Detto questo, andiamo a vedere cosa è successo durante la giornata di oggi. Appena partiti, sembrava che la fuga andava via subito, già al primo tentativo, ma invece non è andata così. Il gruppo si è allargato, sono riniziati gli scatti finché il gruppo si è leggermente ricompattato, finché poi sono usciti fuori 5 corridori, 5 corridori, 5 corridori italiani. C'era Piccolo, Bais, Fiorelli, Marcellusi e Scaroni, che hanno caratterizzato tutta la gara. Nel gruppo alla fine ha preso in mano la situazione il team Ineos, si è messa davanti a tirare, non ha fatto un'andatura altissima, ma hanno comunque controllato la gara. Ai meno 62 km c'è stata una caduta che all'interno c'era un uomo di classifica, Eddie Dunbar del team Jacob Alula, assieme a lui il compagno di squadra Filippo Zana. Fortunatamente non sembra nulla di serio, comunque l'ha sicuramente sentita, perché poi nel finale non l'abbiamo visto. Assieme a loro c'era anche Olaf Koy. Nei primi minuti sembrava addirittura che si era fatto male, ma poi è riuscito a ripartire. Detto questo, sfortunato molto il team Visma, perché anche ieri hanno perso Robert Gesink, uomo di esperienza, uomo che sicuramente avrebbe potuto far bene al capitano Jan Ulebrooks in questo Giro d'Italia, siccome Gesink ha affrontato diversi giri nella sua carriera. E è un peccato per il team Visma che quest'anno non sembra girare la ruota giusta per loro. Hanno sempre qualche problema, dall'infortunio di Van Aert, all'infortunio di Vingegaard, alla Laporte che non si è mai visto andare così piano, e quindi vediamo se Ulebrooks riuscirà a tenere la bandiera alta del team Visma. Detto questo, ai meno 45 c'era la volata per la classifica Intergiro, che a vincere è stato Fiorelli. La volata era situata dove c'era un po' di salita. Fiorelli ha fatto il vuoto, a seguirlo è stato solo Piccolo, l'unica roba che Fiorelli è scattato solo per fare i punti e invece Piccolo ha approfittato e è andato via da solo. Andato via da solo, è iniziata una cavalcata solitaria fino quasi all'arrivo. Nel gruppo dietro, intanto, qualche chilometro più avanti, meno 42, c'è stata un'altra caduta per un altro uomo del team Visma, Attila Walter. Anche qua fortunatamente senza conseguenze, ma poi non l'abbiamo più visto. Piccolo nel mentre continua la sua cavalcata solitaria, riesce ad arrivare a 2 minuti e mezzo di vantaggio massimo in solitaria rispetto al gruppo, ad inseguire dietro rimangono solo in due, poi Scaroni, Della Stana e Marcellusi. Piccolo che nelle ultime stagioni ha sempre avuto qualche problema. Da juniores era un giovane talento che ha vinto il campionato europeo cronometro, quell'anno è stato l'anno che poi qualche mese dopo per gli italiani è andata comunque bene perché ha vinto il campionato del mondo Andrea Tiberi avendo un problema meccanico ad inizio cronometro, ma questa è un'altra storia, la racconteremo più avanti, speriamo che Tiberi si farà vedere all'interno di questo Giro d'Italia e potremo raccontare anche questa storia. A inizio salita, poi però ha tirato il team UAE, è andato a riprendere Piccolo e meno 6 km. Ma prima di arrivare alla salita, Tadej Pogačar è stato molto sfortunato perché ha forato la ruota anteriore, meno 11, quindi proprio ai piedi della salita,
e ha forato la ruota anteriore, ha provato a fare la curva comunque piegando la bici e è andato a terra. Si è salvato, non si è fatto niente, ma l'abbiamo visto molto nervoso. Normalmente non si vede Tadej Pogačar nervoso, ma in questi giorni, in questo inizio giro, l'abbiamo visto in un'altra veste. Era molto nervoso, forse dalla giornata di ieri che non è riuscito a vincere, non è riuscito a avere la maglia rosa. È stato sfortunato. Per fortuna davanti c'era il Team Ineos che non faceva un ritmo tanto alto e dopo poco è riuscito a rientrare. Appena è rientrato è andato in testa al gruppo assieme ai suoi uomini e i suoi uomini hanno iniziato a fare il ritmo con Felix Groschartner, che ieri è mancato, si era staccato prima, difatti Pogačar aveva un uomo in meno. L'UAE non ha un team fortissimo in questo Giro d'Italia e forse Pogačar la sta sentendo questa cosa, ma ha Majka che è il suo uomo di fiducia, che è sempre l'ultimo a fare il ritmo e per fortuna c'è lui, perché difatti inizia Groschartner, dietro di lui Bierg, che è un altro fedele di Pogačar, a fare il ritmo. Quando si sposta Bierg, dove entra nella zona Novak, che anche lui si è staccato e quindi è rimasto davanti Rafał Majka, ai meno 5 km. Dopo all'incirca 500-600 metri si è messo davanti Majka e dopo poco Pogačar ha dato un bell'attacco. Ha provato a seguirlo Ben O'Connor, ma dopo un po' è esploso, come è successo a Carapaz alla Liegi. O'Connor che sembrava avere una bella gamba perché era rimasto ad inseguire Pogačar a 5-10 secondi assieme a Geraint Thomas, ma dopo un po' non ce l'ha più fatta. Difatti il gruppetto che c'era ad inseguire è andato a riprendere Thomas e O'Connor. Il gruppetto che era formato dai uomini Bora, Martinez e Lipovic era formato da Jurjeseks, che era rimasto lì davanti. C'era il nostro Lorenzo Fortunato che ha corso molto bene. E una cosa da far notare è che O'Connor, appena è stato ripreso, è rimasto là all'incirca 1 km e poi si è staccato anche dal gruppo. Questa, secondo me, è stata colpa sicuramente della menata che ha fatto prima Pogačar, che ha dimostrato quanto difficile è provare a tenere i suoi attacchi. Detto questo, nel gruppetto dietro poi abbiamo visto molto bene Lipovic a tirare, ad aiutare il suo capitano Daniel Martinez, che riesce a cogliere una buona seconda posizione davanti a Geraint Thomas. Poi in quarta posizione, buonissima prestazione di Lorenzo Fortunato. E dietro in quinta posizione proprio Lipovic che abbiamo nominato. Altri big che sono saltati oggi sono stati oltre a Bardet, che si era staccato già ieri, oggi perde un altro minuto e mezzo. Assieme a lui anche Timo Arensvan. Dopo andiamo anche, anzi, tra pochissimo vediamo cosa è successo ieri, perché due paroline le possiamo spendere su di loro. E prima di vedere cosa è successo a loro, assieme a Bardet c'era anche Damiano Caruso, purtroppo, all'incirca proprio 1 minuto e mezzo. E il problema è stato che per la Bahrain Victorious Tiberi si era staccato e ha perso 2 minuti e mezzo. Quindi sembrano usciti di classifica. In realtà no, perché comunque sono ad 1 o 2 minuti, quindi si possono comunque inventare qualcosa. Ma la tappa di oggi, seppur la seconda tappa, ci ha detto tante cose. Nel gruppetto davanti c'era anche, che non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo, Jan Miert e Michael Storer del Team Tudor. Mi hanno sicuramente stupito, e il Rubio della Movistar me lo aspettavo davanti, come anche Juan Pedro Lopez. E ritornando alla tappa di ieri, Bardet non pensavamo che poteva fare una prova di quel genere, quindi staccarsi. È uscito fuori dal team DSM che aveva dei problemi di stomaco, quindi Bardet non stava molto bene ieri, oggi ha dimostrato la condizione, chissà che nelle prossime tappe che sono di pianura si riprende e poi vediamo come andrà. La cosa interessante invece è stata Timo Arensvan. Non per lui, ma il padre ha pubblicato su X un post che subito dopo poco ha cancellato, dove è andato a scrivere che la cosa buona dell'inizio di una corsa tappe è che l'allenatore non può più fare danni. Follia. E quindi ha tirato una bella frecciatina al Team Ineos. E chissà che anche lui, tra qualche tappa, quando ci saranno le prossime tappe di salite, risalterà fuori e magari sarà lì davanti, perché Arensvan, io almeno me lo aspettavo a giocarsela davanti, a giocarsi il podio con i big. E Arensvan il prossimo anno gli scadrà il contratto, cioè fine di questo 2024, e da quello che è uscito fuori dal padre, secondo me non rimarrà assieme a loro. E detto questo, abbiamo visto la tappa di oggi e direi che è arrivata l'ora di concentrarsi sulla tappa di domani.
e andiamo a vedere la tappa di domani, che sarà il primo arrivo in volata. La tappa sarà la Novara Fossano di 166 km con soli 750 metri di dislivello. Finalmente arrivano le ruote veloci dopo le prime due tappe che sono state per gli uomini di classifica, e ne abbiamo visto anche già delle belle, ma ne abbiamo già parlato prima con il resoconto della seconda tappa. Arrivano gli uomini veloci, l'unica cosa, abbiamo 750 metri di dislivello, la tappa è praticamente piatta. Dai meno 4 e meno 3 km troviamo un piccolo strappetto al 5,3%, e occhio perché questo potrebbe tagliare fuori qualche velocista, e se non lo taglierà fuori questo potrà mettergli fatica nelle gambe e potrà non fargli più disputare la volata poi, quindi stiamo attenti a questo ultimo strappetto negli ultimi chilometri. Ma ora che abbiamo visto la tappa di domani andiamo a vedere i favoriti. I miei due favoriti sono Jonathan Milan e Olaf Koi. Jonathan Milan che è andato sempre forte, infatti l'anno scorso ha anche vinto la maglia ciclamino. Olaf Koi ha la sua prima partecipazione al Giro d'Italia, ma un corridore molto veloce che tiene anche lui in questi piccoli strappetti. Quindi questi due sono i miei favoriti per la terza tappa a Novara Fossano. Gli altri corridori che secondo me sono da tenere in considerazione, potrebbero far bene, potrebbero vincere, sono Tim Merlier. A tutte le sue partecipazioni del Giro d'Italia è sempre riuscito a cogliere almeno una vittoria. Billy Girmay, ritornato in forma quest'anno, e secondo me è venuto a questo Giro d'Italia proprio per tornare a vincere. Gareth Groves che anche lui è molto veloce, l'anno scorso si è fatto ben vedere sia al Giro che alla Vuelta, ha già vinto una tappa. E anche lui, come tutti gli altri che ho nominato, riesce a tenere in questi piccoli strappetti, è molto veloce. Altro corridore da tenere in considerazione, secondo me, tra gli outsider è Laurens Pitti, corridore molto giovane del team Groupama Français des Jeux, tiene gli strappetti, è un corridore molto forte nelle classiche che ha un bel spunto veloce, quindi stiamo attenti a Laurens Pitti. Gli altri corridori, magari a solo una stella, che comunque se sono in condizione potrebbero far male, sono Fabio Jakobsen, corridore che non è mai da sottovalutare, come lui anche Caleb Ewan, che se torna in Caleb Ewan dei tempi migliori potrebbe fare molto bene in uno di questi arrivi. C'è Molano che è stato portato dal team UAE per affiancare Pogacar, e penso che sicuramente avrà una bella forma, perché sennò avrebbero utilizzato il suo posto per portare un qualcuno che aiutava Pogacar per la generale. E poi non è mai da sottovalutare per la Bahrain Victorious invece Fid Bauhaus. E detto questo, abbiamo visto la tappa di domani, abbiamo visto tutti i favoriti, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate, siete dei grandi, sapete che nei prossimi giorni dopo ogni tappa ci sarà il resoconto della tappa all'interno del canale e ci sarà un'analisi della tappa del giorno successivo. Quindi se non l'avete ancora fatto non vi resta che iscrivervi al canale e accendere la campanellina per non perderlo. L'unica cosa, purtroppo non potrò utilizzare le immagini e i video perché sono soggette a copyright, quelle della tappa. Forse qualche immagine riesco a metterla, giusto per capire quello che è successo durante la tappa del giorno passato, ma purtroppo non posso mettere i video perché sennò mi chiudono il canale per copyright. Peccato. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.